Buonasera e ben ritrovati con Diritto di Replica. È la settimana, anzi, a dire la verità, sono le settimane del Partito Democratico. Questa però, insomma, è la settimana clou perché si arriverà al sabato e alla domenica con l'attesissimo congresso che, diciamo così, deciderà il nuovo segretario. Al momento, insomma, c'è un altro segretario uscente, anche per questo immagino sia bello sorridente, Enrico Leopardo, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Si sta per togliere un peso, per quello ride. Ci stiamo, diciamo, alleggerendo. Anche perché, dicevo, insomma, sono state settimane molto intense, aspre polemiche, un po' ci siete abituati, però tutte le volte, insomma, poi quando si vivono, vi spiazzano un po', vi hanno sorpreso? Allora, diciamo che noi pensavamo che l'area congressuale potesse portare un po' più di tranquillità all'interno del partito. Purtroppo non è stato, perché insomma, anche quando eravate presenti voi il giorno finale del tesseramento, le cose sono andate un po' male. Ecco, diciamo che tutti parlano di questo Partito Democratico male, diciamo, in giro, però tutti vogliono farne parte. Quindi è una contraddizione, vedo anche sui social network, c'è un interesse di gente che del Partito Democratico non sanno neanche dove si trova, che si trova lì in via Frivoli, quindi credo che purtroppo le cose sono andate così. Ho tentato, penso che l'avete letto tutti la mia nota, di portare un pochettino di calma all'interno del partito. Sembrerebbe che non ci siamo riusciti, però insomma il tentativo è stato fatto. Al momento sono due i candidati, gli aspiranti segretario del PD. Il primo, in ordine cronologico, a livello di presentazione, è Germano Ferri, 28 anni, è stato presentato lunedì scorso nella sede del PD. Allora ascoltiamo le sue parole, insomma lo conosciamo, anche per sapere quali sono i suoi obiettivi. L'intervista. Presentazione ufficiale della prima candidatura, un giovane nel vero senso della parola, 28 anni, come mai questa scelta di scendere in campo, di mettersi in gioco? Come ho già detto durante la nostra presentazione, ho da sempre a cuore la nostra città, sono nato a Civitavecchia, secondo me è una delle città più belle che ci possano essere. Civitavecchia va valorizzata, ci sono tante idee, tante cose che si possono fare, che soprattutto nell'ultimo periodo si sono assolutamente fermate. A mio avviso, oggi come oggi, per poter contrastare questo modo di fare del Movimento 5 Stelle, uno dei principali oppositors del Partito Democratico, serve anche un'esperienza giovanile. Infatti spero che nella futura segreteria e direttivo possano essere presenti anche alcuni giovani, perché questo per me sarebbe importante. Comunque ci tengo a dire che, nonostante la mia giovane età, non mi si potrà sicuramente dire che non ho esperienza partitica, ma di esperienza politica, non per essere presuntuosi, ma ne ho, avendo comunque visto e toccato con mano quali sono i reali problemi della città. So dove andare a intervenire e spero di poter indirizzare, convogliare questa grande struttura che è il Partito Democratico, un partito fondamentale, a mio avviso un centro di raccolta di idee, di differenze ideologiche, e questo è il bello della politica, la discussione, perché altrimenti si sfocia in altro che adesso magari non è il caso di stare a specificare. Quindi a mio avviso adesso una ventata giovanile, sempre comunque con i consigli extra, come dire, extra direttivi degli anziani del gruppo, può sicuramente essere utile e portare fuori da questa situazione difficile il partito in virtù dei prossimi impegni. Sono giorni di dibattito acceso dentro al PD in vista di questo congresso. Tra l'altro alcuni tuoi colleghi di partito, Mecozzi, Feuli e Iacomelli nello specifico, non ritengono la tua una candidatura corretta. Ti dispiace questo no? Te lo aspettavi? Allora, diciamo che sì, me lo aspettavo, però mi dispiace. Ci tengo a dire che comunque ho aperto un dialogo con la Claudia Feuli, che nonostante le divergenze che ci sono state in passato, uscite sui giornali per delle piccole problematiche interne ai Giovani Democratici, sto cercando soprattutto, perché la richiesta da parte mia è arrivata telefonicamente sabato sera, di incontrarci, superare le vecchie divergenze, perché comunque a mio avviso
Claudia è una giovane valida, una giovane che sa di politica e che sicuramente in un partito che vuole procedere tutto su una stessa direzione, Claudia è una di quelle che può dare il suo contributo. Nel caso in cui dovesse emergere nei prossimi giorni una candidatura ritenuta da tutti unitaria, saresti disposto a fare un passo indietro? Come già detto, ad ora non sembra ciò sia possibile, però come già detto, nel caso in cui possa emergere una candidatura unitaria che vada ad unificare il partito, io ovviamente sono disposto a fare un passo indietro, in quanto non ho ambizioni personali. Mi sono messo in gioco per poter aiutare il partito e poterlo portare fuori da questa situazione in cui ora si trova e dirigerlo verso i prossimi appuntamenti che, come tutti sappiamo, sono fondamentali, culminanti con l'amministrativa 2018. Mi leggo a questo per l'ultima domanda. Sei più preoccupato oppure sei già concentrato sui prossimi appuntamenti elettorali, politiche, regionali, amministrative in ordine sparso, oppure temi invece le pressioni che potrebbero arrivarti dai big, diciamo così, del partito? Allora, diciamo che no, non temo le pressioni che possono arrivare dai big del partito, perché diciamo sono una persona che comunque non si fa condizionare, ma si mette al tavolo e discute. E indipendentemente dagli impegni che abbiamo elencato, a mio avviso il primo e importante obiettivo che noi dobbiamo andare a porre immediatamente dopo il congresso è quello di sederci a un tavolo con tutte le parti e cercare l'unità. Dopo di quello noi possiamo affrontare in modo forte, conscio e sicuro tutti gli impegni che ci si pongono davanti, però il primo impegno sarà la ricerca dell'unità immediatamente dopo il termine del congresso, qualsiasi esso sia il risultato. Ultimissima domanda, si guarda più al centro o più alla sinistra o da tutte e due le parti? Guardiamo da tutte e due le parti, perché comunque il nostro è un partito poliedrico che, come è stato detto prima, rispecchia tante anime e tutte queste anime interne al partito devono essere rispettate e io voglio che siano rispettate, perché come ho detto solamente nella diversità culturale ed ideologica si può riuscire ad ottenere grandi risultati, perché ogni contributo è fondamentale per arrivare al risultato finale. Per farti capire un esempio molto semplice, una barca con 10 remi ha necessità di tutti i 10 remi per poter arrivare alla fine. Leopardo, insomma, da questa intervista Ferri sembra un giovane, cioè è un giovane e sembra molto deciso e anche ambizioso. Dall'alto della sua esperienza, insomma, è stato segretario, ha fatto l'assessore, una lunga gavetta anche politica. Può un ragazzo di questa età e di questa esperienza reggere, insomma, le pressioni che inevitabilmente dovrà affrontare nell'PD? Allora, intanto lo vedo un ragazzo molto determinato, lo vedo una persona preparata, questo, insomma, il suo curriculum parla molto chiaro. Sicuramente avrà delle grandi pressioni, ne parlo io perché lo so, ci sono passato personalmente e sono stati momenti difficili, perché io credo che avere pressioni interni è peggio che avercele all'esterno, insomma all'esterno sono i tuoi avversari politici, all'interno dovresti avere i tuoi compagni di partito che dovrebbero stare insieme. È chiaro che questa sua, diciamo, inesperienza di partito, a differenza mia, insomma ho una lunga esperienza di partito, e può forse anche aiutarlo, nel senso può farle pensare le cose un po' più leggere rispetto a come le vediamo noi. Probabilmente noi siamo sempre stati abituati a vedere le cose del partito come cose molto grandi, molto importanti, lo sono, lo saranno, però se vengono prese anche con un pochettino di leggerezza e anche con un modo diverso, adesso parla di unità, io ne sarei estremamente felice di trovare l'unità il giorno dopo, quindi credo che possa reggere botta, ragazzo. Di sicuro al momento l'unità non c'è, perché c'è un secondo candidato alla segreteria, è stato ufficializzato proprio oggi, Dario Bertolo, ascoltiamolo in questa intervista. Seconda candidatura per la guida del Partito Democratico, Dario Bertolo, come mai questa scelta di mettersi in gioco in sostanza? Ma intanto diciamo che mettersi in gioco fa parte anche di quello che dovrebbe essere un po' la normale dialettica di tutti quelli che comunque in qualche maniera si sentono di appartenere al Partito Democratico, quindi io non vedo niente di particolarmente
diverso il fatto di comunque mettersi in gioco. E poi comunque diciamo anche che la mia candidatura è frutto anche di un discorso che parte da lontano. La mia presenza in segreteria da 3 anni comunque determina il fatto che ho contribuito abbastanza ovviamente a questo partito, anche come tesoriere del partito. Noi tutti ci auspicavamo che il congresso potesse essere unitario, ma ciò non toglie che comunque la parte pluralista di questo partito non può essere soddisfatto dal fatto che ci possa essere un altro candidato che in qualche maniera potesse apportare dei discorsi differenti, o comunque più dei discorsi, delle argomentazioni differenti a livello politico. Questo non vuol dire che noi non apprezziamo e non accogliamo anche la candidatura del giovane Germano Ferri, questo lo vorrei dire subito, perché noi pensiamo che comunque Germano Ferri sia un ottimo segretario per quando mai fosse eletto, e rivendichiamo anche il fatto che comunque vorremmo che questo congresso si svolga nei termini e nei modi che sono assolutamente dialettici e pluralisti soprattutto. Con quali obiettivi insomma arriva questa candidatura? Qual è il Partito Democratico che immagini, che vuoi? Guarda, io sono dell'idea che il Partito Democratico debba affrontare una sfida enorme da qui a qualche mese qualche anno, se andiamo a vedere le elezioni più ampie. Io sono convinto che il Partito Democratico comunque deve uscire da quello che negli ultimi tempi insomma è sembrato quasi un isolamento politico, aprire anche le altre forze, secondo me forze politiche e anche al mondo associativo è una prerogativa che non possiamo non prendere in considerazione, e soprattutto vorremmo anche che anche le altre forze politiche di sinistra e in qualche maniera anche quelle che si avvicinano insomma al nostro modo di intendere e far politica possono in qualche maniera pensare che questa città ha bisogno veramente di forze nuove per poter poi contrastare quello che sarà il populismo dilagante e tutto quello che sarà comunque invisibile e i disastri che il Movimento 5 Stelle col nostro governo cittadino ha causato. In prospettiva noi comunque vorremmo avere delle forze aggregatrici che in qualche maniera possono essere unificatori per quanto riguarda perlomeno un progetto politico di medio termine. Poi per altre cose chiaramente dovremmo fare dei ragionamenti, però sicuramente noi abbiamo bisogno che ci sia comunque un'unità di intenti nel affrontare le problematiche di questa città, che ovviamente sono note, a cominciare dal degrado che veramente sia morale sia veramente intangibile che esiste nel nostro territorio. Ferri auspica un Partito Democratico unito dopo il congresso, è un obiettivo raggiungibile o una missione impossibile? Allora, Ferri ha pienamente ragione, perché comunque anche noi ci auspichiamo che il Partito Democratico riesca a raggiungere, come dicevo prima, un'unità di intenti per quanto riguarda perlomeno affrontare le emergenze che sono comunque quelle che dicevo prima. Anche noi nella nostra candidatura intendiamo in qualche maniera confermare la volontà di unire tutte le anime che comunque vogliono essere unite in questo partito. Chiaramente nessuno vuole obbligare nessuno ad accettare candidature che poi magari possono essere in contrapposizione, però ripeto, io sono convinto che questo è l'obiettivo di tutti e due, sia di Germano che il mio. Io vorrei anche dire un'altra cosa, noi vogliamo evitare che questo congresso diventi o comunque sia identificato come un confronto fra generazioni o comunque fra persone che in qualche maniera hanno delle visioni magari anche anagrafiche differenti. Germano Ferri è un giovane, noi auspichiamo che i giovani comunque si avvicinino a questo partito, che fondamentalmente non ci dispiace una sua candidatura, però chiaramente in un contesto che noi teniamo in questo momento diverso. Leopardo, sarebbe disponibile a sedersi insomma al fianco di Bertolo in una conferenza stampa per presentarlo? Assolutamente sì,
lo farei. Mi auguro che, se ci sarà la conferenza stampa, mi auguro che l'invito avvenga, insomma, perché credo sono il segretario uscente. Tra l'altro Dario è il segretario amministrativo, quindi il tesoriere del Partito Democratico, quindi è il mio tesoriere, come si usa in gergo dire, quindi credo che ha fatto parte della mia segreteria, quindi è una persona che conosco, che stimo, che però mi fa strano che si sia messo in corsa. Lo dico perché lui tante volte, durante anche le varie segreterie che abbiamo fatto o incontri personali, ha sempre detto che lui non ha avuto grandi ambizioni, invece questa volta si vuole candidare. Io sono a disposizione se verrò chiamato a presentare la sua candidatura, figuriamoci. Deluso, amareggiato per questa doppia candidatura, per il fatto, insomma, che il suo appello sia caduto in sostanza nel vuoto per un congresso unitario? Beh, sono molto deluso. Molto deluso, e sono anche un po'... Perché ci credeva oppure perché... Io credevo che, diciamo, le intelligenze, come si usa a dire, invece di fare sempre la guerra, si poteva mettere intorno al tavolino, perché gli appuntamenti che avremmo fra 5 minuti, perché non è che finisce il 15 ottobre, finisce il mondo. Il 15 ottobre sarà fatto un segretario e quel giorno dopo inizieranno la campagna elettorale vera e propria, sia delle nazionali che delle politiche e delle regionali. Chiaramente, se ci sono a febbraio o a marzo, la campagna elettorale dura 4-5 mesi. Quindi pensare il giorno dopo di dover rimetterci intorno al tavolino per guardarci l'ombelico, io credo sia stato un errore. Però le varie candidature fanno parte del nostro statuto, si possono fare, ben vengano. Siamo un partito che comunque ogni volta esprime sempre qualcosa di nuovo. Io, ripeto, ho fatto un appello perché pensavo che si potesse arrivare ad un congresso unitario. C'erano i presupposti, insomma, dalla parte che, insomma, mi ha sostenuto, c'è sempre stata, però adesso poi leggo che tanti personaggi su Facebook, di cui neanche so dove stavano durante questi anni, che si sentono tutti portatori di unità, quando, insomma, il sottoscritto ha proposto più volte di allargare la segreteria. Minacciò anche le dimissioni. Beh, quando si sentì un po' solo. Beh, penso di sì, ma sì, fa parte anche dei passaggi politici, anche perché se uno sta da solo e non ha... se è un comandante da solo, nella barca non c'è nessuno, è chiaro che ti senti smarrito. Si è ritrovata un'unità intorno a quella cosa. Io ho proposto più volte a tutte le parti, e Mori e De Felici lo possono dire tranquillamente, seduti qua al posto mio, di entrare in segreteria. Io ho proposto più volte di far parte delle commissioni, sempre è stato detto di no, o aspettiamo. Il tempo è passato, poi chiaramente il tempo passa, il partito va a una velocità che a volte non può stare quello di attesa, di vediamo un gruppo quello che dice, e si è andato così. Vedo con piacere che Valerio Mori, insomma, è stato il presentatore della mozione Renzi, si sia avvicinato alla maggioranza, alla mia maggioranza, insomma. Perché non si è ricandidato? I maliziosi dicono che ha già pronto un incarico importante nel partito, o che punta alla poltrona di sindaco? Allora, diciamo che le due cose mi piacerebbero entrambi, mica dico... Ma insieme? No, una. No, io sono abituato ad andare un pezzetto per volta. Se calcolate che mi sono iscritto nel 93 nel partito, che si chiamava PDS, insomma, Sinistra Giovanile, sono diventato segretario nel 2014, insomma, speriamo di andare un po' più veloce. Un po' più veloce, insomma, 7 anni sono stato anche fuori Civitavecchia, quindi ho fatto politica da un'altra parte, in Piemonte, insomma, a Torino, nella città dove vivevo. Quindi è chiaro che sì, mi piace, ma io non mi sono candidato per questo motivo. Io non mi sono candidato perché credo che il ricambio sia generazionale, che anche del segretario, sia la cosa più giusta che un partito può fare. Se c'era, io lo dico tranquillamente, se c'era una convergenza generale sul mio nome, potevo fare un passo indietro dalla mia decisione e andare avanti. Non c'è stata, lo diciamo tranquillamente, la parte che mi ha sempre appoggiato era pronta a ricandidarmi, chi no. Ti piacerebbe fare il candidato sindaco? Cioè fare il sindaco e quindi candidarsi? Mi piacerebbe fare il sindaco, però in questo momento non è un pensiero che ho, lo dico con molta franchezza, non è un pensiero che mi è così vicino, però mi piacerebbe dare una mano alla mia città, anche rifare l'assessore è una cosa che non mi dispiacerebbe. Mi piacerebbe dare una mano a Civitavecchia, che principalmente è il motivo per cui faccio politica, anche perché non ho nessun ritorno economico, lo ricordiamo sempre, con Francesco l'abbiamo detto più volte, il segretario non prende un euro, infatti questa corsa anche a fare il segretario, insomma, è un po' complicata, ma
diciamo, lo si fa con grande passione, perlomeno io l'ho fatto così, i segretari che l'hanno fatto prima di me l'hanno fatto e ne sono convinto che anche i segretari che ci saranno dopo faranno anche loro la stessa cosa. Tra i possibili candidati c'era anche Stefano Giannini, che però ha preferito non correre per la guida del partito. Sentiamo il perché in questa intervista. Stefano Giannini, a pochi giorni dal congresso, insomma tra poco ci siamo, qual è la sua posizione in merito? Ma la mia posizione è di totale estraneità a questo congresso, nella misura in cui questo congresso si sta sviluppando in assenza di qualsiasi piattaforma politica e programmatica, cioè c'è soltanto un mescolarsi continuo di carte, alleanze che si compongono e si distruggono nel giro di 24 ore, amici e nemici tutti di tutti, soltanto per cercare la migliore composizione che garantisca un voto in più alla propria squadra, benché improvvisata sul momento. Cioè, questa è la situazione attuale e io non posso assolutamente assecondare una dinamica del genere. Lunedì però c'è stata questa candidatura di Germano Ferri, un giovane, insomma, ha raccolto una convergenza importante da diverse aree del partito. Qual è il suo giudizio su Ferri? Ma io non posso dare un giudizio personale, o meglio, sono tutte persone assolutamente onorabili. Io di Germano so che è un ragazzo volenteroso, so che comunque nel mondo dell'associazionismo e nel mondo dei Lions Club, insomma, riesce anche a fare degli ottimi eventi ai quali rispondono un sacco di persone, quindi per carità, secondo me, ripeto, un professionista rispettabile. Io prima di poter dare un giudizio politico, perché è quello che vorrei dare e non un giudizio personale, vorrei capire ed ascoltare che tipo di Partito Democratico voglia. Cioè, Germano Ferri viene candidato da quali pezzi di maggioranza e soprattutto perché? Per portare il partito dove? Ecco, io su queste cose che vorrei esprimere un giudizio ed è su queste cose che vorrei sostenere o meno una candidatura. In mancanza di queste cose, che per me sono fondamentali, io non posso assolutamente esprimermi. Perché però il gruppo, insomma, che fa capo a lei non ha proposto una propria candidatura? Ma perché chiaramente, non avendo partecipato alla macelleria delle tessere, cioè a portare più tessere possibili per fare numero, chiaramente non abbiamo una forza tale da presentare una candidatura che abbia una qualche possibilità di vincere. È un congresso dopato, ecco, ad un congresso dopato non si partecipa e basta. Questa almeno è la posizione che credo sia la più rispettabile di tutte. Nei giorni scorsi ha organizzato una nuova iniziativa firmata dall'associazione che presiede, BIC, a Piazza Fratti, 3 giorni di incontri, però insomma per un passante un po' distratto, più che una manifestazione di un iscritto al PD, sembrava una manifestazione firmata insieme per il Lazio, che poi a Civitavecchia si traduce con MDP. Come mai? Ma in realtà è stata, almeno per ciò che riguarda gli inviti, è stata molto equilibrata, nel senso che il primo giorno c'era il presidente della regione, che è del Partito Democratico, c'era il vicepresidente, che è di Insieme per il Lazio, e c'ero io, che sono in quella sede, ero chiaramente il presidente dell'associazione, ma milito all'interno comunque del Partito Democratico. Nel secondo giorno, insomma, si parlava di porto, e nel terzo c'era una distribuzione equa un po' dei vari membri sia del PD sia dell'Insieme per il Lazio, e poi c'erano anche persone, diciamo, della società civile, come ad esempio il sindaco Pascucci. È chiaro che mancando la presenza dei membri di alcuni membri del PD, perché chi è impegnato in riunioni e chi invece ha detto chiaramente che non sarebbe venuto, è chiaro che ci sono stati gli invitati di Insieme per il Lazio e di altri partiti, però ecco, non significa che il taglio sia soltanto di un partito, il taglio è quello del centro-sinistra che si sta faticosamente e un mattone dopo l'altro ricostruendo. Quindi, perché colpiva quello striscione Insieme per il Lazio alle spalle dei vari ospiti della 3 giorni, quindi insomma il suo obiettivo continua ad essere lavoro nel PD per cercare, insomma, di spostare il timone verso sinistra. Assolutamente, alle nostre spalle poteva esserci anche la bandiera del PD, soltanto che il segretario
non si è presentato e quindi insomma nessuno ha portato la bandiera. Io in quella sede ero il presidente dell'associazione, quindi non mi sono permesso di portare la bandiera del PD. Il nostro lavoro continua a essere un lavoro strettamente politico sul campo per spostare assolutamente la barra del centrosinistra verso il centrosinistra e non verso il centro. Ecco, noi pensiamo che sia molto più utile per la città e per il nostro partito fare questo tipo di lavoro che non andare ad una conta delle tessere, ad una composizione frenetica di un direttivo che dal giorno dopo il congresso diventa, almeno finora è stato così, praticamente autoreferenziale, sperando che invece il prossimo segretario sappia fare un lavoro diverso di quello che è stato fatto in questi ultimi anni. Allora, Leopardo, prima di fare un gioco insieme, prima di giocare a risico, chiariamo questo aspetto. Non c'era nessuno del PD che potesse portare una bandiera lì in Piazza Fratti? Beh, la storia delle bandiere mi fa un po' sorridere, insomma, perché credo che non è che se venivo io mi porto la bandiera. Non, vado, ce l'ha, non... Io non vado, ce n'ho una a casa mia che ho da tanti anni, dei vari partiti. Ma non gira come Salvini con la felpa? No, io non ho questi. Io massimo quella della Roma posso tenere, perché sono un tifoso romanista, quindi questa è un'altra questione, a parte gli scherzi. No, mi dispiace perché insomma, Stefano era presente nella riunione, nella serata dove eravamo invitati io e Marietta, ma io e Marietta stavamo all'interno di questa riunione. Quando è andato via ci ha detto ciao, noi, vi dico la verità, stavamo proprio in una discussione un pochettino calda, quindi è passato un pochino in secondo piano la manifestazione ben organizzata da Stefano, però non si può dire che insomma il PD non c'era, perché insomma io avevo dato la mia disponibilità, non è che vado in giro con la bandiera. Vedere però che la conferenza stampa è stata fatta all'interno della compagnia portuale, vabbè, è un luogo, diciamo, storico per noi civitavecchiesi, insomma anche mio nonno era portuale, in modo che almeno cominciamo a dire che un po' tutti siamo portuali, anzi tutti i miei due nonni, e che l'altro stava al genio civile, quindi sempre all'interno del porto. E poi vedere la bandiera, ho visto delle bandiere solo di un partito, esponenti sempre di un solo partito, vabbè, questo centrosinistra... È andata di traverso la cena della pace perché non l'hanno invitata, è quella la verità. A Stefano? No, a lei. A me? No, guarda, per me non c'è nessun tipo di problema, io non sarei andato alla cena per un semplice motivo. Sta a dieta. Quello è vero, perso 8 kg, non si vedono, ma fra un po' di tempo si vedranno. No, non ci sarei andato per un semplice motivo, perché non era una delegazione politica, era una questione personale tra Tidei e tra Luciani. La rispetto, e non dico altro, questo lo vedremo prossimamente, perché sulle questioni personali siamo andati a casa nel 2013, quindi credo che se invece si comincia a pensare di più alla città e portare un pochettino più di contributi, come abbiamo fatto sempre noi, insomma, io non, ripeto, non sarei andato perché non era una delegazione politica. Sono contento che Pietro ed Enrico si sono visti, hanno chiarito i loro punti di vista, il resto non ho niente da eccepire perché non è una questione politica per quanto mi riguarda. Allora, facciamo questo gioco, giochiamo a risico, caro segretario, perché abbiamo sentito i due candidati, magari domani ne spunta un terzo, chi lo sa, abbiamo sentito chi poteva essere candidato, Stefano Giannini ha preferito invece preferito osservare da lontano questo congresso, comunque in disparte, il gioco delle tessere, perché insomma, chiamiamolo gioco, magari dice lei, perché... Non, insomma, è un gioco, ecco. Non è un gioco, purtroppo... Quante sono? Allora, Ferri... No, vabbè. Diciamo, io immagino. Che prospettive hanno, insomma, questi due candidati? Io credo 60 e 40, 55 a 45. Ecco, questa sono. Vede un duello così alla pari? Beh, diciamo, può essere. Poi questo lo staremo a vedere. Ripeto, dato che proprio fortunatamente è vero, le tessere vengono fatte per. Allora, partiamo da un presupposto un po' più largo. Il tesseramento che è stato fatto è stato un tesseramento, ho detto bene Stefano, no, dopato di più, e quindi a me non è piaciuto tanto, però è chiaro che, come si dice, se c'è un attacco uno si deve difendere, e quindi ci sono state tante persone. Io voglio dire che insomma dalla mia parte sono scritte tante persone che sono sempre state iscritte al Partito Democratico, addirittura qualcuno al Partito Socialista, al Partito Comunista, ai partiti prima di noi. Da altre parti ho visto nuove forze, probabilmente sono persone che vedono nel Partito Democratico un partito insomma interessante. Io credo che sì, la partita in questo momento sia intorno al 60-45, insomma,
perché poi all'interno delle urne poi ognuno mette sempre quello che vuole. L'indicazione di voto ci sta, figuriamoci, poi non è che siamo lì come alle politiche o alle comunali che non può dare indicazione di voto, insomma è sempre è un congresso di un partito, eh? Cioè, diamogli anche il peso giusto di quello che sia. Io credo che adesso le forze in campo siano queste, poi lo vedremo al 15 quando apriamo le urne, insomma invito anche la stampa a essere presente all'apertura delle urne perché credo che sia anche un bel momento, insomma. Lei diceva insomma di questo finale burrascoso del tesseramento. Sì. 3 anni fa, dicembre 2014, eravamo, non ricordo se lei qui in questi studi, comunque abbiamo fatto anche allora una trasmissione su Nulla e Congresso, all'epoca Tidei denunciò l'assalto al partito da parte delle Fronte del Porto. Qualche mese fa, sempre Tidei parlò, mandò un messaggio in codice, ma neanche troppo, dicendo questo il PD non è un supermercato perché ci sarebbe questo imprenditore vicino ad una catena di supermercati molto importante che insomma starebbe sponsorizzando il gruppo guidato da Megozzi, Megozzi che però a questa domanda ha smentito categoricamente. Ma possibile che però il PD non riesca a trovare delle contromisure a questi tesseramenti che puntualmente, almeno nelle ultime 2 volte, si trasformano in una corsa, lei ha detto, d'accordo con Giannini, alla fine dopata? Sì, sì. Allora io credo che sia veramente uno scandalo che ogni volta che il Partito Democratico apre il suo tesseramento ci sia sempre qualcuno, imprenditore in questo caso, oppure diciamo l'altro caso c'era il Fronte del Porto, insomma c'erano tanti iscritti delle varie società portuali. Che io credo che tutti i cittadini ciechi si possono iscrivere, però da una volta vediamo delle società di una parte, stavolta vediamo delle società che stanno in zona industriale, insomma è chiaro che succedono delle cose, delle dinamiche un po' particolari, perché vedere 30 persone con la stessa maglietta in fila per farsi la tessera e io ero lì presente e qualcuno non si neanche sapeva che ero io, ma non perché io sia l'eletto di Dio, però io sono il segretario di quel partito e chi si viene e quelli che venivano, la maggior parte chiaramente mi salutava. Anche chi sta contro o che stava con me, però è normale che se te ti guardano non sanno, come se sei nulla, cioè mi viene da pensare. E comunque questa volta la proposta che voglio fare, e la lancio qui a Teleradio Civitavecchia per la prima volta, vediamo se riusciamo ad arrivare a nazionale, questa è una proposta che parte da un piccolo comune, che però a livello provinciale porta al 15% dell'importanza provinciale di tutto, i tesserati e voti. Io mi auguro che si possa fare una regola molto semplice. Per votare il segretario ti devi iscrivere 2 anni, così sono convinto che questo assalto degli ultimi minuti, perché poi Francesco, come abbiamo visto anche l'altra volta, quello che è successo il 28 febbraio, noi abbiamo fatto 300 tessere il 28 febbraio e negli ultimi 2 giorni, levando l'ultima giornata che si è chiusa, sono state fatte 600 tessere in 2 giorni. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, parliamo proprio di cose che non vanno bene e quindi è chiaro che noi lanciamo questa proposta, è vero, l'abbiamo già discussa, la metteremo nella mozione che si sta preparando. Noi chiediamo al nazionale di prendere esempio città come Civitavecchia, che hanno problemi di tessere che non si sa, ogni volta ce n'è una nuova, se invece, perché se tu ti vuoi iscrivere al partito ti iscrivi e il tuo segretario tu scegli fra 2 anni, poi voglio vedere quante persone poi verranno a iscriversi. Dicevamo prima delle sue previsioni per questo congresso, 55 in vantaggio Ferri, comunque insomma un test a test, dice lei, al massimo 60-40, sì. Ma sarebbe un bene un risultato del genere oppure si rischia che poi dopo il congresso si apra una sorta di resa dei conti nel partito perché insomma non si capisce poi chi comanda. Beh, diciamo, tra le varie aree. Diciamo che... perché se lo fosse perso, riassumiamo brevemente, sì. Con Ferri c'è l'area Tidei, l'area Carluccio, Pien di Bene, il gruppo consigliare tranne Megozzi, tutto il gruppo consigliare tranne Megozzi di Gennaro, c'è lei, ci sono io, e mentre dall'altra parte c'è l'area Barbaranelli, quindi l'area Orlando però senza Giannini che in sostanza ha detto sì. non sostengo nessuno, e c'è il nuovo gruppo guidato da Megozzi in cui è confluito, insomma comunque che va a braccetto con Claudia Feuli, questi sono sì, gli scenari, insomma, è un bene, diciamo, o un male? Se si può parlare un po' all'americana, diciamo i grandi elettori, ecco, vabbè. Mi sono un po' allargato, dai. Torniamo all'italiana, è un bene o un male questo 60-40 se poi sarà così? Guarda, è una previsione talmente complicata, perché io ripeto, mi auguro che il giorno dopo si possa arrivare all'unità, ma all'unità vera,
no all'unità di mettere sotto il tappeto, perché è semplice, come ha detto l'onorevole Tidei poco fa alla conferenza stampa. Il problema è che ci sono persone, purtroppo, che non fanno parte del mio gruppo, così ci capiamo, che nel marasma sguazzano bene. Cioè nel dire sempre no, 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 oppure... Cioè, poi noi abbiamo dei grillini all'interno del partito che dicono di essere di sinistra, fanno lacrimoni, si prodigano, fanno tante cose, ma in primo di tutto sono dei grandissimi maleducati. Seconda cosa, che questa è la cosa più grave, che si sentono arrivati quando non hanno fatto niente. E nel marasma sono bravi a muoversi. Io mi auguro che queste persone, proprio perché io penso sempre che con la ragionevolezza e con lo spirito di unità il Partito Democratico può vincere le prossime elezioni, perché se non siamo insieme perdiamo. Poi sì il centrosinistra, ma se il Partito Democratico, che è il blocco più grande, perché poi sì il centrosinistra, tutto quello che vuoi, è chiaro che tutti insieme si può vincere. Ma senza il Partito Democratico unito non si vince niente. Ma no, perché sono i numeri, a quel punto contano i numeri. E quindi credo che, e mi auguro che le persone che hanno un po' più di testa possano emarginare delle persone che vogliono solo l'odio all'interno del partito, perché lì sono bravi a muoversi, nelle altre cose non fanno niente, non producono niente, non hanno prodotto niente. Quindi. Ma emarginare perché lei spera oppure pensa ad una scissione? Dopo il congresso? No, si potrebbe arrivare a questo punto? Non lo so, non mi rendo perché conto. Perché a livello nazionale, facendo tutte le debite proporzioni, certo. Renzi ha preso di petto la minoranza del partito e poi è nato MDP. Sì, poi lì potremmo parlarne anche un pochettino di più, perché poi io ero presente alla direzione nazionale quel giorno, ho avuto la fortuna di assistere quel giorno quando Bersani nel suo discorso ha detto una cosa, mezz'ora dopo ha detto che uscivo dal Partito Democratico, quindi ero presente, l'ho sentito con le mie orecchie, quindi non è una cosa che mi possono raccontare, l'ho sentito, però lì già probabilmente era tutto pronto. A Civitavecchia invece? A Civitavecchia non lo so, vedo delle persone che il Partito Democratico li sta stretto e secondo me se li sta stretto possono guardarsi intorno. Noi abbiamo sempre detto questo è un partito che accoglie tutti, persone che vogliono lavorare e che credono nel Partito Democratico, ma nessuno li tiene per mano o li tiene all'interno del partito, perché chi vede nel Partito Democratico un problema se ne può andare serenamente, ma con massima serenità, senza avere critiche o sbattere la porta. Se vedono il Partito Democratico non va bene, ci sono altre formazioni che si stanno formando, possono serenamente andarsene. Lunedì, dopo il congresso, dopo una notte, insomma, le auguro di riposo, che cosa fa Enrico Leopardo non più segretario? Intanto vado a Roma al lavoro lunedì mattina, e quindi la prima cosa è questa. Poi vediamo... Che progetti hai in mente? Ma qualcosa ho in mente, mi piacerebbe crescere a livello di partito, quindi pensare di andare in provincia, in regione, insomma, si stanno formando le varie formazioni... Quindi conferma le voci dei maliziosi. Rumors. Ma no, ma io non mi sono candidato per questo motivo. No, 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 questo lo voglio dire perché non mi sono candidato perché lo continuo a dire perché è giusto il ricambio. E questa cosa noi la diciamo e mi auguro che i nostri futuri, forse, partner che stanno alla nostra sinistra specialmente, dopo 10 anni facciano anche un segretario nuovo, una segretaria nuova o qualcosa di nuovo, perché se sempre gli stessi interlocutori poi diventa complicato. Noi l'abbiamo detto 200 volte, tutti a noi ci fanno i conti, hanno fatto un comunicato, se non erro, MDP, dopo la cena famosa, dove loro ci dicevano fate un segretario di... Aspetta, avevano detto di garanzia e un direttivo 15 a 15. Ma in base a quale motivo un altro partito si interessa sempre di questo partito? Loro si interessano, allora io vi posso dire, dopo 10 anni cambiate segretario, ma non perché Peris non sia la persona adatta, ma perché è giusto che si ricambi, tra l'altro Peris, e lo continueremo a dire, e io lo continuo a dire in lungo e largo, è il segretario della sfiducia a Tidei. Quindi... Se loro vogliono avere un confronto con centrosinistra, si cambino. Noi ci stiamo cambiando, li stiamo cambiando. Leopardo, com'era Giaguaro, Leopardo, esce, ci saranno Ferri o Bertolo, perlomeno quello che sappiamo al adesso. Momento. Quindi, vedo che è ora di, anche loro, di fare un passo avanti. Chiarissimo. Grazie ad Enrico Leopardo, segretario del Partito Democratico. In bocca al lupo, insomma, per questo fine settimana che di passione. Posso ricordare gli appuntamenti? Come no, certo. Allora, il congresso si svolgerà in 2 giorni, dalle 15 alle 18 del giorno 14 presso l'hotel delle Ville ci sarà la presentazione delle liste, ci sarà l'ultimo passaggio mio di segretario
e voglio dire a tutti che il presidente onorario del partito sarà sempre Giovanni Ranalli, e questa cosa ci tengo a dirla, e gli mando anche un saluto perché in questo momento è un pochino, insomma, la persona è grande. Fino alle 20 ci sarà il dibattito, il giorno dopo ci vediamo dalle 9 alle 19 presso la palestra del Pincio, lì ci sarà la votazione vera e propria del segretario locale e del segretario provinciale. Io, così, visto ormai mi sono schierato, vi dico che voterò segretario Rocco Magliuani come segretario uscente, e speriamo entrante alle prossime provinciali. Insomma. In bocca al lupo, Leopardo, grazie a voi invece per averci seguito, e appuntamento a mercoledì prossimo. We'll be right back.